Amici di Inter, fan TV, cuori forti, fortissimi, nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli, un nuovo appuntamento con le videopagelle, la settima vittoria dell'Inter, 21 gol fatti, solo 3 subiti, la media di 3 gol a partita, ma devo subito salutare un amico interista. Ci siamo conosciuti adesso in realtà, ma vedete che bella maglia che ha, e lui viene dall'Algeria. Non ci stiamo capendo, a parte il traduttore automatico sul cellulare, però almeno visto che lui segue in qualche modo Interfan TV, mi ha riconosciuto che stavo per fare le pagelle e dice: allora fammi salutare, voglio salutare, e poi facciamo un coro insieme. Allora, what's your name? My name is Raji Zubair. E che è già difficile per ripeterlo per me. Mi Can you sono Zubair, repeat? Algeria, Algeria. Inter Club Algeria. Inter Club Algeria. Algeria, grande. E vedrà anche la partita martedì Inter Milan. Facciamo vedere, ecco lo stendardo. Inter Club Algeria, eccolo qua. E allora, carissimo amico dell'Algeria, possiamo fare un coro così, un ole 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 ole, Inter, Inter. Facciamo vedere anche lo scudetto quanto è bello, no? Questo quanto è bello, guarda sulla maglia. E thank you, Forza Inter. Forza Inter. And this t-shirt is beautiful, wonderful, Yes, black Ancien, and blue. Ancien. Yes. Merci beaucoup. Forza Inter, Sempre Inter Forza Inter. Club Algeria. Algeria, ciao, Algeria. grazie Inter Club Algeria, eccolo qua, rivediamo la bandiera, ma torniamo alla partita, grazie. Istanbul, A Istanbul, Istanbul, finale speriamo, Istanbul. martedì sapremo e ci ricorderemo questa profezia, anche se l'Inter è in vantaggio, ovviamente. Dicevo, poi oggi 4-2, una partita pazza. Sto uscendo proprio dalle conferenze in cui il Sassuolo, Dionisi, ovviamente qualche rimpianto ce l'ha. Perché il Sassuolo poteva portarsi in vantaggio. Ampio turnover, ovviamente, da parte di... Ciao, 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 grazie, grazie. grazie, grazie. Ampio turnover da parte di Inzaghi, come previsto, ne ha cambiati 8, quindi con D'Ambrosio, De Vrij, Handanovic dietro, Acerbi a sinistra, Di Marco è partito titolare con Mkhitaryan, i tre stacanovisti sono stati loro oggi, Mkhitaryan e Acerbi sono abituati, Di Marco forse un po' meno, poi Gagliardini, Brozovic, Bellanova a destra e davanti Lukaku, Correa che usciva a fine primo tempo, ma ci ha detto Farris, Inzaghi ha perso la voce, quindi non è venuto in conferenza, abbiamo parlato col vice che ci ha spiegato anche un po' di cose che sono successe durante l'anno, è stato molto interessante. Anche io, per esempio, gli ho chiesto: in queste 8 settimane, 17 partite, ne mancano 4, come si fa allenandosi così poco, andare avanti? In effetti, le rotazioni sono l'unica salvezza a cui aggrapparsi, e l'Inter lo sta facendo a piene mani, però non tutti poi con i risultati dell'Inter le fanno. Vedete il Milan che ha perso, l'Atalanta ha perso a Salerno, il Milan ha perso alla Spezia, quindi Inter che va a più 5 sul Milan, ma allunga anche ancora di più sull'Atalanta a più 8, proprio la condizione migliore per fare adesso la partita di Champions. Dicevo Correa che si è fermato, ma diceva Farris che aveva dato la disponibilità a rientrare, però questo problema fisico muscolare ai flessori si è preferito, insomma, non rischiare. È entrato Lautaro che ha segnato, anche se su una deviazione di 3 soldi, e dopo il grandissimo gol di Lukaku, anzi andando per ordine le occasioni del Sassuolo, prima un contatto sospetto con Handanovic in uscita, però la palla era fuori quando c'è stato il contatto, quindi probabilmente per questo non è stato dato il rigore. Poi un gol annullato al Sassuolo, ma c'era fuorigioco, un'altra occasione, e poi l'Inter, diciamo, se l'è vista brutta nei primi 10-15 minuti, poi poco alla volta è riuscita, insomma, ma anche a creare qualcosa, ma soprattutto a sbloccare la partita con un gran gol di Romelu Lukaku, che il giorno del suo compleanno, il 13 maggio 2023, 30 anni, scaglia veramente un bolide, un missile terra-aria all'incrocio dei pali dove consigli non ci può arrivare. E poi in 3 minuti succede di tutto, al 55esimo, al 58esimo, prima Bellanova che tira o crossa forte rasoterra, la palla viene deviata sempre da 3 soldi, che era stato superato da Lukaku per il primo gol, e poi ancora la palla va in porta, quindi 2-0 per l'Inter, e dopo 3 minuti arriva anche il 3-0 su un tiro deviato ancora da 3 soldi, ma stavolta assegnato dalla Lega a Lautaro, perché quello di Bellanova invece è autorete di 3 soldi. L'Inter va sul 3-0 e il Sassuolo lì ci prova. Inzaghi fa anche diversi cambi, Gossens che ritorna dopo l'infortunio alla spalla qua a San Siro proprio con la Lazio, così come
Aslani, che entra stavolta mezzala, come abbiamo detto e invocato tante volte, non proprio benissimo Aslani, così come anche Gagliardini. Sui due gol sono loro che si fanno sfuggire, prima Matheus Henrique che va con un cross da destra proprio alle spalle della difesa, ma è Gagliardini che si ferma e lo lascia colpire a tu per tu con Handanovic. Era il 63esimo, al 77esimo arriva anche il gol di Frattesi, stavolta è Bellanova che non segue, non riesce a stare dietro all'esterno sinistro che crossa, ma soprattutto Frattesi che svetta su Aslani e riapre la partita. E lì un po' di streghe sono arrivate, nel senso che il 3-2 ha fatto venire un po' di timore, poi però all'89esimo, era il suo compleanno, ci ha pensato ancora lui con Brozovic, che ha iniziato a fare sempre di più, diciamo, a essere protagonista a centrocampo e a tenere un po' sulla squadra, con Aslani e Gagliardini che non avevano mai giocato mezzali insieme, proprio con Brozovic. Proprio Brozovic, serve Lukaku nello spazio, che se ne va stavolta defilato sulla sinistra, posizione angolata, ma scaglia un altro missile stavolta in diagonale sul secondo palo, e Lukaku sale a 8 gol in campionato, con i 3 gol in Champions, il gol in Coppa Italia, insomma è arrivato a 12 Romelu. Grande Romelu, a cui do subito il voto di migliore in campo, un bel 9 pieno, 90 c'è scritto sulla maglia, 9 per lui, decisivo. Che cosa sarebbe stato il campionato dell'Inter con Romelu tutto l'anno? Secondo me si sarebbero vinte tante partite in più, almeno tra quelle perse in modo incredibile. È vero che anche lui ha contribuito sbagliando dei gol con la Fiorentina, con la Salernitana, però io parlo di un Lukaku come sta adesso, come sta ormai da più di un mese a questa parte, un Lukaku che se ci fosse stato, insomma, dopo il gol con Lecce alla prima giornata, ma ormai è inutile guardare al passato, perché bisogna guardare le prossime quattro: il derby di Champions, la trasferta di Napoli, la finale di Coppa Italia, Inter-Atalanta, potrebbe addirittura l'Inter con un altro risultato buono a Napoli, addirittura dopo la penalizzazione prevista della Juventus il 22 maggio, essere qualificata. E che cosa potrebbe significare andare a fare la finale di Coppa Italia già con la qualificazione in tasca? È vero che il secondo posto dà anche qualche soldo in più, però giochi senza l'assillo di dover a tutti i costi mettere i titolari, soprattutto se passi col Milan, e poi, come diceva l'amico dall'Algeria, potresti andare a finire anche la stagione a Istanbul. E poi c'è quel Torino-Inter il 4 giugno. Devo andare però sulle pagelle, allora vado un po' rapido. Handanovic e D'Ambrosio, allora non c'erano i soliti meccanismi, no? Sia a destra con Gagliardini, che poi è andato a sinistra quando è entrato Aslani, ma lo stesso D'Ambrosio, Bellanova, un po' tutto nuovo. E il Sassuolo con Lorentede, Frel, Berardi si è reso pericoloso, De Vrij ha retto, Acerbi, l'immortale, ha retto, D'Ambrosio e Handanovic hanno retto. Gli do un meno ad Handanovic e ad D'Ambrosio, qualcosina, insomma. Handanovic ha fatto anche una bella parata, ma poi sarebbe stato annullato il gol perché c'è stato il tocco di mano precedente. Gli do 6 meno, un po' per quell'uscita dove ha rischiato il calcio di rigore, e ad D'Ambrosio anche un po' un'occasione che ha lasciato solo colpire di testa. Quindi 6 meno ad Handanovic e D'Ambrosio, 6 ad Acerbi e a De Vrij. De Vrij poi è uscito solo per l'ammonizione, è entrato Bastoni nel finale, così come è entrato Darmian al posto di Bellanova, anche lui nel finale a destra, con il Sassuolo che sul 3-2 premeva, provava a fare il 3-3. Poi sugli esterni, allora Bellanova sarebbe anche un 6,5, perché ho detto anche sul gol poteva un po' chiudere meglio, però gli voglio dare 7 meno, perché oltre a causare il secondo gol ha fatto vedere ancora una volta di avere una velocità per niente banale e comune, che può essere veramente utile se coltivata insieme magari anche a un acume tattico che in fase difensiva è ancora migliorabile, quindi ci si può lavorare. 7 meno per lui, 6,5 per Di Marco, ha dovuto giocare anche oggi dall'inizio, poi risparmiato dopo un'oretta di gioco, ma bene, anche lui ha provato, ha fatto dei tiri al volo e per poco sono stati deviati, soprattutto nel secondo tempo prima di uscire. Quindi Di Marco 6,5, Mkhitaryan, altro stacanovista, 6,5, Brozovic gli do 7, perché nella fase più delicata, oltre all'assist per Lukaku, comunque si è preso un po' in mano dal 3-2 al 4-2 quella fase difensiva, con chiusure, con recuperi, quindi gli voglio dare un bel 7. Brozovic, che è tornato, insomma, lui, magari non precisissimo anche nel primo tempo, però
prestazione di sostanza nel complesso. Mi dispiace, ma Gagliardini e Correa non posso dare un voto sufficiente oggi, anche se l'Inter ha vinto 4-2, sono buono tante volte, 6 meno nell'ultima subentrato, in questo caso do 5 a Gagliardini, 5 e mezzo a Correa. Gagliardini, ho detto, per il gol proprio si ferma su quella incursione di Matheus Henrique, era il suo perché è il centrocampista che si inserisce, e poi non mi ha convinto anche in altre situazioni. Diciamo che negli anni scorsi è stato criticatissimo, ma tante volte l'ha fatta la prestazione. Oggi per me non è sufficiente, così come dicevo il 5 e mezzo a Correa, che anche lui il colpo di testa di poco alto e poco altro, poi esce alla fine del primo tempo, cambia il mondo, entra Lautaro, è tutto diverso, ma anche per chi gli gioca a fianco, perché va di più in aria, il compagno di attacco di Lukaku, e quindi è tutto diverso. Lautaro da subentrato gli do 7, 24esimo gol, e ha un gol dal suo record stagionale 25 dell'anno scorso, dicevo, quindi 5 e mezzo invece a Correa. Devo dare 5 e mezzo anche ad Aslani, mi dispiace un po', però sul gol Frattesi gli svetta proprio sopra, e anche in altre situazioni un po' timido, deve avere un po' più di cattiveria agonistica, la qualità ce l'ha, e quindi può sicuramente crescere anche lui. Bello il coro anche poi per Bellanova, o comunque tutto lo stadio che gridava per Bellanova dopo il gol con la deviazione. E gli altri subentrati, Gossens 6 e mezzo, 6 a Darmian, 6 a Bastoni, e questi sono un po' i subentrati. Gossens gli do quel mezzo voto in più perché l'ho visto con una tempra più, con lo spirito, poi tra l'altro non era facile dopo l'infortunio alla spalla. 7 per Inzaghi, anche perché le rotazioni per me sono erano necessarie, quindi si è dovuto prendere qualche rischio. L'Inter oggi è un po' stentato, però quando a volte perdi le partite che strameriti, dove crei tantissimo e poi ti trovi 3-0 così, dopo che l'avversario ha sbagliato dei gol, dopo che dietro hai sbagliato un po' dei movimenti, dopo che con due tiri deviati fai due gol, poi vabbè, Lukaku, come ha detto Dionisi, è dell'Inter, la giocata di un giocatore, ma è un giocatore dell'Inter ed è un giocatore che sposta gli equilibri, quindi 9 per lui, lo ricordo, migliore in campo. Quindi li ricapitolo velocemente: 6 meno ad Andanovic e D'Ambrosio, 6 a De Vrij e da Acerbi, 6 e mezzo a Di Marco, 7 meno a Bellanova, poi a centrocampo 5 a Gagliardini, 7 a Brozovic, 6 e mezzo a Mkhitaryan, in attacco 6 e mezzo a 5 e mezzo, scusate, a Correa, 9 a Lukaku, 7 al subentrato Lautaro dall'inizio del secondo tempo, poi Gossens 6 e mezzo, Aslani 5 e mezzo, 6 a Bastoni e 6 a Darmian, 7 a Inzaghi. Inter che continua a macinare non solo vittorie ma anche gol, ho detto 21 gol nelle ultime 7, con questi 4 si sale a 66, il Napoli non è più così lontano, si può giocare ancora per il primo attacco. Inter che arriva a 92 gol in stagione, anche quest'anno si possono superare i 100, miracolo. Un mese fa, il 15 di aprile, proprio da questa postazione eravamo qui a temere il peggio, ma proprio nel momento in cui si stava per precipitare, l'Inter ha svoltato, proprio in quell'Inter Benfica, un falso pareggio per poi vedere 7 vittorie, tutte partite importanti, 5 in campionato, una in Champions League col Milan, una in Coppa Italia con la Juventus, e adesso il sogno, adesso alle mie spalle, oggi ancora più di 70.000 spettatori come sempre, l'Inter che viaggia verso record pazzeschi, ormai più di 1.300.000 spettatori solo in campionato, credo che sia un record, perché anche nelle stagioni più belle dell'Inter non mi ricordo mai, sempre sopra i 70.000, e oltre all'applauso alla curva che ha incitato la squadra, il resto dello stadio è un po' così, ha avuto forse un po' di timore a un certo punto sul 3-2, però devo dire che adesso passerà la domenica e poi sarà già vigilia. Vi preannuncio tra l'altro che lunedì sarò da Piano Gentile, quindi il Black and Blue Monday Evening sarà afternoon, tra la conferenza delle 12.30 e l'allenamento delle 15.30, cercherò di portarvi qualche contributo proprio da Appiano, e poi martedì le videopagelle da questa postazione per il post derby, mercoledì spazio a voi con le chiamate, giovedì puntata specialissima con Obiettivo Inter e con gli ospiti,
e poi speriamo appunto di avere questa settimana trionfale che si chiuderà con Napoli-Inter, quindi un altro forza ragazzi, i nuovi mostri e tutti gli appuntamenti con i video e gli aggiornamenti da Interfan TV. E quindi iscrivetevi al canale, fatelo conoscere i vostri amici interisti. Stiamo vivendo un maggio fantastico, l'Inter ha messo la sesta più uno, la settima marcia, la settima vittoria consecutiva, vola a 66, aggancia la Juventus, supera la Lazio ed è a questo punto solo tecnicamente terza per gli scontri diretti, ma è virtualmente seconda perché la Juventus il 22 avrà alla Corte d'Appello un nuovo e dovrebbe essere quasi definitivo processo per il primo filone, quindi Inter praticamente seconda, ma soprattutto a 3 giornate dalla fine ha più 5 sul Milan e ha più 8 sull'Atalanta. Domani una Roma super giovane per Leverkusen Roma di giovedì, andrà a Bologna e quindi anche per la Roma non sarà facile salire ad altezza Milan a 61, se perde resta 58 con l'Atalanta, sarebbero più 8 oltre che sull'Atalanta anche sulla Roma, se pareggia sarebbe comunque un più 7 sulla Roma. Forza Inter, e dovunque giocherai al tuo fianco ci vedrai, io che amo solo te, forza nerazzurri Ale. Un saluto da Michele Borrelli, ciao 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 dal Meazza. Auguri Big Rom, auguri. E resta a Milano. Belli anche i gol di Brozovic, del figlio di Brozovic, dopo la partita, il bambino piccolo che segnava con la curva che faceva gli olè. Ciao a tutti, ciao, è sempre Forza Inter.